Il Forum Sports Center di Roma ha ospitato la terza edizione di PL Open, torneo di tennis a sfondo solidale a cui hanno preso parte grandi appassionati della disciplina legati a vari ambiti come quello sportivo e culturale, un evento svoltosi nel segno dell'amicizia e della spontaneità con un obiettivo ben preciso, contribuire a sostenere il prezioso lavoro di Peter Panollus, da anni dedita a supportare i bambini malati e le loro famiglie, una serie di gare di doppio disputate con impegno dei partecipanti, tutti appassionati di una disciplina sempre molto seguita in tutto il mondo, fondamentale a livello organizzativo l'impegno di Capital Advisory, senza dimenticare la fiducia dei tanti sponsor coinvolti. Capital appena può naturalmente promuove il progetto di Peter Pan a cui siamo molto legati. In questo caso specifico Capital ha aiutato nell'organizzazione di questo torneo di beneficenza chiamando gli amici più cari, perciò insomma, Federico, Ludovico e la stessa Peter Pan a partecipare, a manifestare in questa giornata di sport della vicinanza e una raccolta fondi appunto per la stessa associazione. Abbiamo conosciuto l'anno scorso Peter Pan, l'associazione così importante che aiuta i bambini malati e le loro famiglie. Per me è stata la prima esperienza da organizzatore di eventi nel conoscere un'associazione che fa questo e vedere con i propri occhi quello che fanno, perché uno sente parlare molto, anche vede la pubblicità in TV, ma sentire e vedere con i propri occhi quello che fanno è qualcosa di incredibile. Quindi dall'anno scorso abbiamo perseguito questo obiettivo di averlo in tutti i nostri eventi per cercare di sensibilizzare più persone possibili. Peter Pan ringrazia tutti gli organizzatori, tutti coloro che hanno partecipato, perché anche grazie a queste iniziative, grazie alle persone che ci stanno vicino, che riusciamo a fare quello che facciamo. Stiamo facendo tanti progetti nuovi, stiamo iniziando tante nuove iniziative, devo dire che tutte queste persone che ci vogliono bene ci danno uno stimolo e una spinta per fare ancora meglio. Siamo assolutamente vicinissimi a tutto quello che è una realtà di solidarietà, di sostenibilità, tutti concetti essenzialmente molto puri, molto forti e in questo momento uniscono. Quindi per noi è importantissimo essere vicino a queste manifestazioni, questi eventi solidali. Peter Pan poi sono molto carini, ci hanno molto coinvolto in questa cosa e siamo felicissimi. Il fine nobile che accomuna tutti questi eventi Peter Pan per noi, in principal modo per me, rappresenta un valore che è quello della condivisione e soprattutto di quello di aiutare, in questo caso bambini, genitori, famiglie che hanno poi a cuore una caratteristica rispetto a quello che è la condivisione del dolore e non del valore. E questo dolore però può essere attenuato, anzi può essere schiacciato quando all'interno di una condivisione c'è un'associazione come Peter Pan che si occupa di allietare e soprattutto di cercare di far sentire meno soli le famiglie e soprattutto i bambini. Il comico Marco Capretti, l'ex calciatore Dario Marcolin, questi alcuni dei VIP pronti a scendere in campo e a cercare di dare un aiuto concreto a chi fa sempre tanto per le persone in difficoltà. Un girone all'italiana senza una coppia di veri vincitori, perché in contesti simili trionfano soltanto la generosità e l'amicizia. Volevo ringraziare Peter Pan, Roberto Maniero e Alessandro Pappa Capital Advisor per questo evento che facciamo insieme, secondo anno, PL Open terza edizione, però secondo anno che facciamo insieme questo evento di beneficenza per aiutare famiglie di bambini malati di cancro, una cosa per me veramente importante. L'importante è starci, ecco, io personalmente non sono un giocatore di tennis e se c'è qualche ripresa video me ne accorgerete molto bene, però è un piacere essere qui e cercare di dare il nostro contributo nel nostro piccolo. Che dire, stiamo qua, ci divertiamo anche tra l'altro, chi gioca meglio, chi gioca peggio non è importante, ecco, insomma. Io so quello che gioca peggio, ci tenevo. Io sono felice di queste iniziative perché è un modo per ritrovarsi in maniera molto più costruttiva e con un fine ben preciso, da 3 metri sopra il cielo a 3 metri sopra il campo, ma si parla sempre d'amore. All'indomani del torneo, una cena di gala nel corso della quale sono stati consegnati numerosi premi agli invitati. La serata, caratterizzata da tanti momenti divertenti, ha permesso di dare un ulteriore aiuto a Peter Panollus, intenzionato a fare sempre meglio per chi ne ha bisogno.